Gianni Colaccioni dal 39esimo congresso di Radicali Italiani, del Partito Radicale Transnazionale. Siamo all'Hotel Summit a Roma, è la prima giornata, siamo ancora agli inizi, siamo nel tardo pomeriggio e siamo in compagnia di Marco Calamari, e che ci parlerà di un progetto Global X, se non sbaglio, di cui personalmente non so nulla e voglio saperne qualcosa, e spero anche tutti i nostri ascoltatori ci potranno appunto seguire questa cosa su internet. Grazie. Allora, il progetto Global X è un progetto di software che si pone lo scopo di favorire la trasparenza e il flusso di informazioni normalmente riservate o nascoste, un po' nell'ottica di quello che si proponeva il molto più noto WikiLeaks. Noi ci proponiamo di fare un passo in più, di un passo migliore, perché WikiLeaks, come la cronaca di questi mesi ci ha insegnato, è stato un progetto interessante, ha avuto una risonanza mondiale, ma è stato anche praticamente distrutto da una serie di attacchi di tipo legale, di tipo economico, eccetera, eccetera. Questo perché è una struttura centralizzata con delle persone che ovviamente possono essere perseguite. Il potere di rompere il segreto di chi vuole mantenere i segreti è una cosa molto forte e lo si vede appunto dal fatto che abbia suscitato così grandi reazioni. Noi abbiamo pensato, bene, se questo potere è così forte ed è ben, e se ce l'ha uno solo, questo uno solo rischia, perché non darlo a tutti? L'idea è appunto di realizzare questo software che si chiama Global X, che è semplicemente un software che si installa su un qualunque personal computer e permette a una persona che lo voglia di creare un piccolo WikiLeaks molto più limitato, dedicato per esempio a un tema, per esempio, che ne so, la lotta contro le discariche abusive in una particolare provincia italiana. Questa persona che vuole far emergere il problema si installa il software, crea un piccolo sito che ha un indirizzo e lo comunica con i mezzi che ritiene più opportuni a possibili interessati o ne fa pubblicità. Chi ha voglia di essere il whistleblower, cioè quello che fa uscire il documento, ha la possibilità di farlo con un anonimato matematicamente garantito. In questo modo si collega utilizzando un altro programma abbastanza noto che si chiama Tor, a questo sito che non ha un posto fisico, è un indirizzo delocalizzato in una specie di nuvola, quindi non può essere rintracciato con i normali mezzi con cui si rintracciano e si chiudono i siti. Fa un normale upload di un documento, cioè lo inserisce scrivendo di che cosa si tratta. Il sito automaticamente invia una notizia a tutta una serie di giornalisti, associazioni, eccetera, eccetera, scelte da chi ha creato il sito. Chi carica il documento non deve fare assolutamente niente. Queste associazioni ricevono, per esempio via mail, la notizia che c'è un documento così e così che ti aspetta a questo indirizzo, se vuoi puoi ottenerlo. Non tutti magari lo faranno, chi si collega può scaricare questo documento e poi farne l'utilizzo che ritiene. Il gestore del sito non conosce né chi ha inviato il documento, chi ha inviato il documento non conosce il gestore del sito e non c'è possibilità di rintracciare né l'uno né l'altro con mezzi, diciamo, normali. Questo è molto importante perché decentralizza il problema, possono esserci 10, 100, 1000 siti Global X, ognuno con la sua particolarità, ognuno con delle personalizzazioni se poi il funzionamento standard non interessa. La cosa importante è mettere il potere di spezzare il segreto nelle mani di tutti o del numero maggior possibile di persone. Questo è molto importante, praticamente sarebbe come una specie di main list di contenuti riservati, normalmente riservati, che si comunica a tutti quanti coloro che sono interessati, che c'è a disposizione un documento da condividere. Ecco, il problema sta proprio qui, siccome la circolazione di documenti riservati spesso è una questione di fiducia, supponiamo che chi fa filtrare il documento non abbia interesse a farlo sapere a tutti, ma lo vuole far sapere soltanto alle redazioni dei giornali che si occupano di ecologia. Allora sceglierà un sito per il leaks che gli fornisca quella garanzia e il documento non finirà in pubblico come se fosse stato pubblicato dal New York Times, finirà a delle persone predeterminate
che poi loro decideranno se pubblicarlo o no. Quindi non è come una mail list il cui contenuto viene sparato a raffica, è come centinaia, migliaia di piccoli indirizzari, ciascuno dei quali è interessato a un particolare argomento. La persona che vuole far filtrare un documento sulla discarica abusiva in una provincia italiana sceglierà o verrà a sapere del particolare sito Global X che si occupa di questo, e questo vorrà dire che probabilmente il suo documento finirà in tutte le redazioni dei giornali di quella provincia e così via. Molto importante. Allora, intanto diamo l'informazione, cioè dove poter assumere altre informazioni, ci sarà sicuramente un sito web o qualcosa di simile? Certamente, a parte venire qui al congresso dove abbiamo uno stand, il sito di riferimento è www.globalx.org, lì trovate tutte le informazioni, anche un demo e le indicazioni come scaricare il software se qualcuno già volesse cominciare a usarlo. È un software di facile installazione, l'utilizzo che se ne propone, cioè far fare il leaks di documenti riservati, è una scelta invece che va accuratamente meditata, non è una cosa da ragazzini, ci vuole motivazione, ci vuole competenza e quant'altro. Mi sembra perfettamente in linea con gli argomenti di un congresso di un partito transnazionale, la transcomunicazione. Assolutamente. Ringraziamo Marco Calamari e gli diamo appuntamento ovviamente su internet, appena avremo questa intervista su internet gliela comunicheremo, così che potrà farne anche lui l'uso che ne vuole a fini informativi ovviamente. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie.